Benvenuti a questo incontro. Io vi devo portare, sono Lucy del Centro Missionario, vi devo portare i saluti di mio marito, che non è qui stasera, però è stato l'ideatore di questo Festival della Fraternità e ha voluto fortemente anche questa terza edizione. E poi devo portarvi un saluto speciale. Il nostro vescovo, Monsignor Derio, cercava di venire ma non ha proprio potuto. È stato trattenuto e oggi è una giornata anche speciale per Pinerolo e poi tutti gli impegni. Vi ringrazio tantissimo per aver accolto il nostro invito, perché è importante la fraternità. Tra l'altro devo ringraziare anche i volontari del teatro che ci hanno permesso di fare questo evento, e devo ringraziare tanto anche i nostri amici musicisti che ci intratterranno con una musica davvero coinvolgente e molto molto simpatica, che ci farà passare una bella serata. Non siamo moltissimi. È quasi come se suonassero per ciascuno di noi, una cosa proprio dedicata, quasi familiare. Abbiamo scelto di dare a questo concerto il titolo Una cascata di note per il Benin. Allora, una cascata ci ricorda l'acqua che è vita, e poi ci ricorda anche un bel paesaggio. Abbiamo bisogno della bellezza, abbiamo proprio bisogno della bellezza, perché con tutti i guai che abbiamo nelle nostre vite personali, i guai della società, le ingiustizie, le guerre, abbiamo bisogno di riscoprire che siamo tutti fratelli. C'è stato, qualcuno di voi avrà sentito, sabato scorso, il 10 giugno, il primo meeting internazionale della fraternità, che è stato organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, con il supporto del Vaticano, e Papa Francesco ha detto proprio che dobbiamo fare un percorso di vita che cambi il mondo e che ci porti ad avere cura di tutti, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, la nostra casa comune. Sono veramente commossa, perché ci faranno, questa band ci farà ascoltare un canto cristiano molto interpretato in un modo originalissimo, che ci coinvolgerà veramente con talento e anche con molta passione. L'abbiamo dedicato al Benin, non vi dico niente, perché con noi abbiamo Elisa Zaccagna, che ci parlerà del Benin, che ci parlerà della sua scelta di vita, che è davvero una scelta di fraternità. La ringraziamo tantissimo per quello che fa, per quello che fa per tutti, per tutto il popolo beninese. Lei gira in lungo e in largo il paese, ma adesso vi racconterà. L'accogliamo con un grazie enorme e con un applauso. Buonasera a tutti. Molta gente che c'è qua sono volti conosciuti, che quindi sapete molto bene quello che faccio, quello che vivo tutti i giorni. Ringrazio prima di tutto il Centro Missionario di cui faccio parte per questo invito, per questa serata. Ringrazio tutti voi presenti che avete dedicato del vostro tempo. Io vivo in Benin da ormai 3 anni. In realtà la mia storia, il mio rapporto con l'Africa è iniziato ben prima, e dal 2007 ho iniziato a viaggiare in Africa nel 2007 facendo diverse esperienze, tutte esperienze di volontariato, esperienze che mi hanno fatto amare questo continente, al punto tale che ad un certo punto della mia vita ho deciso che quella per me era casa. E quindi appunto da 3 anni a questa parte vivo in Benin, che è un paese piccolino, come vedete nella cartina dell'Africa, è un paese pizzicato tra la Nigeria, il Togo, il Burkina Faso e il Niger. Un paese fortunatamente in pace. In questo momento, ormai dal 2019, abbiamo un po' di problemi nella parte dell'estremo nord,
che confina con il Burkina, ci sono un po' di movimenti di jihadisti che vengono a romperci le scatole, ma tutto sommato è un paese assolutamente vivibile, scusatemi, vivibile, dove si sta molto bene. Io ho viaggiato in parecchi paesi africani e poi ho scelto appunto il Benin come paese dove fermarmi, proprio perché mi sono sentita accolta, a casa, in sicurezza, ed è un paese dove si possono fare tante cose, ci sono tanti bisogni diversi e quindi possiamo andare avanti con la diapositiva. Papà? Grazie. Ok, io da diversi anni faccio parte del centro missionario diocesano, e di che cosa ci occupiamo in Benin? Andiamo avanti. Abbiamo diversi progetti, dei progetti in ambito di sostegno all'istruzione scolastica. Il Benin, a differenza dell'Italia, è un paese dove l'istruzione scolastica è a pagamento per tutti, che sia la scuola pubblica che sia la scuola privata. Ovviamente la scuola pubblica ha dei costi inferiori, le scuole private dipende poi dalla tipologia di scuola privata dove si frequenta. Lo scorso anno abbiamo portato avanti un progetto nel quartiere, nel villaggio dove io vivo. Io vivo all'estremo sud del Benin, a 25 km dalla città più grande, in un villaggio ancora assolutamente in via di sviluppo, manchiamo ancora di tantissimi servizi, per esempio la scuola, non abbiamo scuole pubbliche, perciò tutte le nostre famiglie sono costrette a pagare la scuola privata con grandi difficoltà. Lo scorso anno abbiamo messo in piedi questo progetto, una sorta di sostegno con ripetizioni. Tutti i mercoledì pomeriggio avevamo degli insegnanti formati che davano ripetizioni ai bambini della classe CM2, che sarebbe l'ultima classe del ciclo primario. Da noi si segue il ciclo come in Francia, quindi il corrispettivo della nostra quinta elementare, per farvi capire, e hanno un esame. Abbiamo fatto queste lezioni di ripetizione per rinforzare, per migliorare i loro risultati. Non abbiamo avuto una grandissima risposta da tutte le scuole, però è stato comunque un buon segnale per tutti i bambini. Tutti i bambini hanno superato l'esame e quindi è stato il primo progetto che ho portato avanti nel mio quartiere. Sempre in ambito di sostegno all'istruzione scolastica, possiamo andare avanti, abbiamo un progetto decisamente più grande che continua ormai dal 2022, abbiamo 115 bambini sostenuti a cui viene pagata l'istruzione scolastica, un progetto, per dirvelo in parole semplici, simile a quelle che molte associazioni chiamano adozione a distanza. Quindi una famiglia italiana che sostiene con un costo annuale un bambino in Benin. Con il contributo di ogni famiglia riusciamo a pagargli la scuola, riusciamo a pagare il materiale scolastico. Io avevo un po' l'idea utopistica di riuscire a creare un collegamento forte, un legame tra la famiglia italiana e il bambino, che non si limitasse solo ed esclusivamente al contributo economico, mi lavo la coscienza e basta. Ahimè, su 115 bambini sostenuti, qualche sostenitore che se l'è preso un po' più a cuore, ce l'abbiamo, altri no, però è comunque un progetto importante che permette davvero di andare a scuola a tantissimi bambini. Abbiamo alcuni bambini che invece di essere inseriti a scuola gli paghiamo una formazione professionale, quindi quello che da noi si chiama apprentissage, l'apprendistato, diciamo, perché molti bambini iniziano la scuola già avanti con l'età e quindi se arrivano a 14 anni e fanno terza elementare, boh, tutto sommato è meglio insegnargli un mestiere, ecco, così hanno un lavoro. Possiamo proseguire.
scusatemi per questa tosse. Abbiamo poi dei progetti di realizzazione di pozzi per l'acqua potabile. Ahimè, a differenza di altri paesi, il Benin è un paese dove manca l'accesso all'acqua potabile, quindi tantissimi villaggi dove la gente è costretta ad andare a prendere l'acqua nei fiumi, con tutti i rischi di salute, ovviamente. Qua vedete la fotografia in basso, è un villaggio che ho visitato a maggio con Simone, che è qua in sala. Questa è l'acqua che la popolazione beve. In pratica scavano dei buchi nel terreno in modo tale da riuscire con la calebas, che sono quelle ciotole tipo zucca, a raccogliere l'acqua. Vedete che non è un'acqua assolutamente pulita. Quindi il nostro impegno è assolutamente quello di garantire l'accesso all'acqua potabile, perché l'acqua è vita, perché l'acqua ci permette poi di sviluppare tantissimi altri progetti. Prima di tutto garantisce una salute migliore, perché l'acqua sporca causa dissenterie e quindi costi, perché anche la sanità in Benin non è come da noi, ma si paga e profumatamente. E quindi questo è un impegno grande. Abbiamo realizzato dallo scorso anno 5 pozzi, ne abbiamo 3 ancora da realizzare per quest'anno. A me piacerebbe riuscire a realizzarli tutti e 3. Uno ce l'abbiamo già finanziato, dobbiamo aspettare la fine della stagione delle piogge per poter trivellare. In questo momento siamo in stagione delle piogge, quindi fino a novembre non potremmo realizzarli. Gli altri 2, se arrivano i soldini, ce la faremo di quest'anno, se no ci pazienteremo in francese, aspetteremo. Possiamo andare avanti. Questo è un'attività importante che portiamo avanti sempre nel mio villaggio. Podovì è il nome del mio villaggio, del nostro villaggio. Podovì Saint Frontier, che cos'è? È una sorta di estate ragazzi che portiamo avanti tutte le estati con i bambini del nostro quartiere. Un momento di gioco, cosa non così scontata. I bambini da noi sono chiamati molto spesso ai lavori domestici, quindi l'attività di gioco è un qualcosa non per tutti i bambini. Perciò quest'anno sarà dal 10 luglio all'11 agosto, abbiamo 5 settimane e verranno coinvolti i bambini dai 5 ai 17 anni. In questo momento abbiamo già 184 bambini iscritti e non so in queste settimane che io sono qua se ne arriveranno altri. Abbiamo un grandissimo sostegno per questo progetto dalla FIGC, quindi dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che tutti gli anni, grazie a un'amica che è anche in sala, arrivata appositamente da Roma, ci riesce a fornire del materiale per le premiazioni. Le premiazioni, oltre appunto al materiale fornito dalla FIGC, prevede del materiale scolastico per cercare di alleggerire le famiglie, quindi dallo zainetto al quaderni, biro, matite. Ed è un momento bello di villaggio, un momento di aggregazione importante. Oltre al fatto che abbiamo gli animatori pagati e quindi anche 2 soldini che entrano nelle tasche dei nostri giovani. In Benin ci sono moltissimi orfanotrofi e in diversi orfanotrofi cerchiamo di intervenire con dei sostegni mirati. Quindi è successo un orfanotrofio che aveva la necessità di sostituire i materassi e abbiamo comprato 30 materassi nuovi per i bambini, piuttosto che le zanzariere delle finestre. Abbiamo qua in basso a sinistra l'ultimo orfanotrofio sostenuto a Bukumbè, è un orfanotrofio gestito dalle suore di Sant'Agostino che accoglie i neonati. Avevano necessità di latte in polvere e pannolini e quindi cerchiamo di intervenire un pochettino così sul bisogno in base a quello che mi richiedono. Ecco, sono tutti orfanotrofi che io conosco dal 2018, di cui apprezzo, ecco, il modo in cui lavorano e quindi cerchiamo di dare un aiuto. Qui vi ho messo qualche
qualche fotografia, perché capita che diamo anche agli orfanotrofi vestiti, giocattoli, qua è qualche scatto di bambini degli orfanotrofi in fase di gioco. Questo è un progetto in corso, i progetti non vanno sempre tutto come noi vorremmo, questo è un progetto che mi sta dando filo da torcere. A quest'ora questa costruzione che vedete a destra, che è una costruzione destinata all'accoglienza di bambini che vivono in situazioni di particolare disagio, a quest'ora doveva essere ultimata, terminata, con i bambini dentro, e purtroppo no. Siamo assolutamente in ritardo, problemi con il muratore, non viene a lavorare, eccetera, eccetera. Confido nel fatto che da qui a settembre, per l'inizio della scuola, i lavori siano ultimati e possiamo accogliere i bambini che vivono in condizioni davvero di disagio. Il progetto prevede di accoglierli in queste stanze, pagargli la scuola o comunque l'istruzione professionale. Questo è un progetto nuovissimo, avviato la settimana prima che io arrivassi in Italia, quindi fine maggio, un progetto di cooperazione, di cooperativa agricola, soprattutto il nord del Benin vivono di agricoltura, quindi questo progetto coinvolge per quest'anno 5 famiglie che si impegnano a coltivare, aiutandosi una famiglia con l'altra, consegnare poi in cooperativa una parte del raccolto destinato alla vendita, avere quindi un minimo di guadagno per la cassa della cooperativa. Sul lungo periodo, e anche grazie al nostro sostegno, l'obiettivo è quello di riuscire a comprargli dei macchinari come motozappe e, io spero, un giorno un trattore per riuscire a coltivare meglio, in modo più produttivo e faticando meno, perché altrimenti è la zappa schiena piegata, ettari e ettari coltivati così. Questo non è un progetto, ma è quello che io ho fatto diventare un po' la mia fonte di reddito, perché tutti questi progetti di cui vi ho parlato lo faccio a titolo assolutamente di volontariato, non ho uno stipendio né niente di tutto ciò. Ho deciso di aprire le porte di casa mia e di dare la possibilità a delle persone che dall'Italia o da altri paesi hanno voglia di venire a conoscere il Benin con un occhio mirato ai nostri progetti in particolar modo, e quindi accoglienza di volontari che si spendono poi anche in alcune attività. Adesso ad agosto avrò 3 ragazzi che scendono da Torino e che mi daranno una mano anche durante l'estate ragazzi. Alcuni di loro sono qua in sala e li ringrazio. Credo che l'accoglienza dei volontari sia un qualcosa, vabbè, per me molto bello, perché così non sono sempre sola, l'unico viso pallido in mezzo a tanti visi più abbronzati. È un momento di confronto bellissimo per me, perché ogni ospite mi porta le sue riflessioni. L'ultimo progetto della cooperativa agricola è nato proprio da una chiacchierata con Simone, che è qua in sala, che è stato il mio ultimo ospite, rientrato da 3 settimane. Quindi io sono felicissima di accoglierli, ed è un momento bello, è un momento davvero bello di condivisione, e credo che sia anche importante per dare credibilità a quello che facciamo, perché ogni persona che viene giù può toccare con mano quello che è stato fatto e poi rientrare in Italia, testimoniare, e questo ci permette comunque di essere credibili. Qui in basso avete l'indirizzo del blog. Io ho da ormai un annetto circa, scrivo un blog che aggiorno all'incirca una volta al mese, dove racconto un po' quello che vivo, quelli che sono i progetti, e il mezzo di comunicazione, diciamo, che mi permette di raggiungere un po' tutti. Perciò se qualcuno ha la curiosità di leggere un po' più nel dettaglio le cose, lo potete fare su questo blog. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato troppo, e vi auguro un buon ascolto.
bussate e la porta vi sarà aperta. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperta la porta. Ecco, voi per quanto siate cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli. A maggior ragione dunque il Padre vostro che è in cielo darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate agli altri tutto ciò che volete che essi facciano a voi. Così comanda la legge di Mosè e così hanno insegnato i profeti. Thank you.
applaudirlo perché veramente se ne meritano. Buona serata, buonasera a tutti, gentile pubblico. Noi arriviamo, penso quasi tutti, da Orbassano, mitica località a pochi chilometri da qui. Buonasera, benvenuti. Io sono qui per fare un po' il jolly della situazione e tra l'altro sono molto arrabbiato con il gruppo perché dopo parecchi mesi, forse già qualche anno che li presento, avevo già imparato praticamente tutto a memoria e invece questa sera mi hanno rivoltato le pagine e adesso mi tocca leggere. Abbiate pazienza. Quindi, che cos'è Arte Fede? Arte Fede è un progetto che vuole abbinare la divulgazione del messaggio cristiano all'arte e alla musica. La particolarità di questo gruppo sono gli arrangiamenti, perché tocca diversi generi musicali, dal blues al jazz al funky. E badate bene che sia per le prove sia per i concerti loro fanno tutto direttamente dal vivo, quindi non adoperano le basi, per cui veramente un applauso perché meritano l'impegno e il lavoro che eseguono. Con la consapevolezza chiaramente di avere scelto questa strada difficile, ma con la speranza che chi condivide solo il messaggio impari ad apprezzare la musica e chi apprezza solo la musica impari anche a condividere il messaggio. Non mi dilungo di più, ci vedremo più tardi e intanto buon ascolto e buona serata a tutti voi. Grazie. Ascoltate, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, perciò state prudenti come serpenti e semplici come colombe. State in guardia perché vi porteranno nei tribunali e nelle sinagoghe e vi tortureranno. Sarete trascinati davanti a governatori e re per causa mia e sarete miei testimoni di fronte a loro e di fronte ai pagani. Ma quando sarete arrestati, non preoccupatevi di quello che dovrete dire e di come dirlo. In quel momento Dio ve lo suggerirà. Non sarete voi a parlare, ma sarà lo Spirito del Padre vostro che parlerà in voi. Thank you.
Thank you.
ricchezza in questo mondo. Qui i tarli e la ruggine distruggono ogni cosa e i ladri vengono e portano via. Accumulate piuttosto le vostre ricchezze in cielo. Là, i tarli e la ruggine non la distruggono e i ladri non vanno a rubare. Perché dove ci sono le tue ricchezze, là c'è anche il tuo cuore.
Thank you.
Grazie! Molto bene, proseguiamo con un altro motivo tratto da una storia triste ma vera purtroppo. Come tutti ricorderete, sulle prime pagine dei quotidiani in tutto il mondo, quella foto di Alan Kurdi, il bambino siriano di 3 anni, morto annegato, è diventato simbolo purtroppo europeo sulla piaga dei migranti. Questa sera l'ascolterete. Papà, di cosa è fatta la luna? Motivo veramente molto bello, molto toccante. Ce lo propone Alice, accompagnata al piano da Stefano. Thank you.
Cielo e in terra. Perciò andate, fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo. Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro ad ubbidire a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Thank you.
siamo quasi ai saluti, ringraziamo chi ha organizzato questa, speriamo per voi, bellissima serata, ma in effetti se lo meritano. Grazie. Alla presidente, credo, quella del progetto per l'Africa, e mi raccomando, c'è soltanto l'uscita 2, le altre sono tutte sbarrate, quindi mi raccomando, mano al cuore, ma l'altra al portafoglio. Siate generosi per questo progetto per l'Africa, ok? Grazie a tutti. Intanto che loro prendono un po' di respiro, ci sono ancora 2 interventini e i saluti finali a dopo. Intanto un saluto, un ringraziamento a Domenico Bruzzese, la voce narrante, che è nascosto, adesso sta lì. Stefania Barrasi e Alice Calvetti alle voci, Massimo Percassi alla tastiera, Stefano Bolla, batterista, fantastico, eccezionale, Riccardo Ferrero al basso, e Alessandro Barrera ai sassofoni. Eccola lì la presidente. Speriamo di recuperare parecchi soldi. Io non li faccio uscire se non hanno messo qualcosa, va bene? Ok, buon proseguimento e i saluti a dopo, dai. Insomma, baci. Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio, perché Dio offre a loro il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza, perché Dio li consolerà. Beati quelli che non sono violenti, perché Dio darà loro la terra promessa. Beati quelli che desiderano ardentemente ciò che Dio vuole, perché Dio esaudirà i loro desideri. Beati quelli che hanno compassione degli altri, perché Dio avrà compassione di loro. Beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che diffondono la pace, perché Dio li accoglierà come suoi figli. Beati quelli che sono perseguitati per aver fatto la volontà di Dio, perché Dio darà a loro il suo regno. Beati siete voi, quando vi insultano e vi perseguiteranno, quando dicono falsità e calunnie contro di voi per il fatto che siete miei discepoli. Siate lieti e contenti, perché Dio vi ha preparato una grande ricompensa. Infatti, prima di voi, anche i profeti furono perseguitati. Thank you.
le vetre si distendono, c'è ormai la sera. Più si fermerà.
bravi, bravi, bravi. Il gruppo Artefede. Che fanno? Normale amministrazione. Lo concedete? Dobbiamo metterci in ginocchio? Nave Maria piena di grazie, giusto per concludere in armonia la splendida serata che ci ha regalato il gruppo Artefede. Grazie, a dopo, ci salutiamo dopo. Ecco. Thank you.
Sei uscito, adesso si è rivestito, quindi puoi anche uscire per prenderti l'applauso. Eccolo, la voce nella... Molto, molto bene. Ci auguriamo che sia stata una piacevole serata per tutti voi. Vi ringraziamo e soprattutto, ripeto, la generosità che non guasta mai. Quindi mano al portafoglio e mettete soldini, lei deve parlare. Eccola, facciamo parlare ancora a lei. No, veramente di cuore, grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Io voglio ringraziare ancora, ringraziare tutto il gruppo e ringraziare il nostro bravissimo presentatore. Bravo! Grazie.